Si chiama Ballo Torrau, il nome viene dalla traduzione letterale del movimento che si esegue con questo ballo, cioè significa ballo che torna indietro. Come avrete visto, infatti, questo ballo è molto cadenzato, ha tre movimenti in avanti, ne corrisponde uno indietro che riporta la coppia quasi alla stessa posizione di partenza. Il ballo, quello che viene considerato il più antico, è probabilmente anche il più complicato. Infatti i ballerini, per riuscire ad eseguirlo, devono aver preso dimestichezza con i balli che vedrete successivamente durante la serata. Adesso lasciamo spazio al tenore e ci rivediamo con il prossimo ballo subito dopo.
Thank you.